Amici sportivi, benvenuti al Marca di Cosenza. Sta per partire la gara tra la formazione di casa, l'Abruzium Cosenza e l'Asilana, campionato di promozione, girone A. Tra qualche istante si parte, ringrazio per la parte tecnica Giuseppe Piro e Vincenzo Marino e saluto tutti quanti voi telespettatori di Telelibera, amici di piazzagrandetv.com. Tra qualche istante si parte, presentiamo gli arbitri della gara, il signor Eboli della sezione di Paola. Gli assistenti di questa gara saranno Emanuele e Crosta, entrambi della sezione di Lamezia. Andiamo a leggere le formazioni delle squadre che tra poco si affronteranno, partendo dall'Asilana, pantaloncino blu, maglia bianca-azzurra per la squadra di Mister Cimicata. Col numero 12 Pettinato, col 2 Sirianni, 3 Mirandi, 4 Cader, 5 Rosito, 6 Mancina, 7 Basile che è il capitano della squadra, poi 8 Fabiano, 9 Fabbricatore, 10 Curia, 11 D'Amore. In panchina col numero 1 Verardi, col 13 Iaquinta, 14 Iammè, 15 Abruzzino, 16 Giuliano, 17 Ferrarelli, 18 Mosca. L'Abruzium Cosenza di Mister Nocito scende in campo con la numerazione classica dall'1 al 18, vi vado a leggere gli 11 titolari: Gardi, Irace, De Rose, Gianni Caruso, Ponzio, Coscarelli, Fiumara, Michele Caruso, Principe, Principato e D'Angelo. Mister Nocito porta in panchina Salvati, Attanasio, Lofeudo, Magnelli, Logullo, Bava e De Giacomo. Tra poco si parte, l'Abruzium attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi, consueto completo rosso-blu, pantaloncino blu, calzettoni rossi. Maglia titolare per l'Asilana, strisce verticali bianca-azzurra, pantaloncini azzurri per la formazione di Mister Cimicata. Si parte in questo istante. Subito pallone per De Rose, poi Coscarelli, gira al capitano Ponzio. Fiumara, anticipato da Cader, poi ancora il ritorno con Ponzio, fa giocare questo pallone per Caruso, poi si allarga per Coscarelli. C'è dietro, sempre attento il portiere Gardi, attenzione, anticipato Caruso. Calcio di punizione. Fallo su Irace, ricomincia subito l'Abruzium con Michele Caruso, lancio sulla destra, si fa vedere Fiumara, pallone dall'altra parte troppo lungo, attenzione a questa parata, poi c'è il fallo in attacco di Principato, era uscito Pettinato, c'era stato questo pallone di Fiumara non precisissimo in questa occasione. Principato ci ha creduto, ma Pettinato era largamente in anticipo, il giovane portiere della Asilana, già visto all'opera in altre occasioni. Un estremo difensore, giovane ma capace di buone cose. Calcio di punizione. Spizzicata di testa ma non ci arriva nessuno, poi può ripartire il capitano Basile sulla fascia destra, a spazio, attenzione, libero, tira, va Gardi con il piede a parare. Quanto spazio, poi c'è ancora Sirianni, Principato intercetta, poi Coscarelli, un buco vero e proprio nella difesa dell'Abruzium sulla destra, in attacco, sicuramente un inizio particolare con la squadra di Mister Cimicata che aveva già trovato un varco proprio al secondo minuto di gioco. Lancio lungo, pallone che si perde. Rimessa laterale. Fiumara cerca di farsi vedere, marcato da Mirandi. Vicino
Calcio d'angolo per la Bruzium, primo corner della gara. Diversi giocatori che salgono, anche Capitan Ponzio, attenzione sul primo palo, è anticipato Caruso. Non riesce la squadra di casa a concretizzare in questi primi minuti. Ricordiamo subito Basile al secondo minuto, pericoloso per la Silana. Dall'altra parte prova ancora l'Abruzium, attenzione, c'è il fuorigioco. Principe aveva colpito ma c'era il fuorigioco, quindi è stata fermata l'azione. Doveva forse attendere un po' prima di effettuare il lancio il giocatore dell'Abruzium verso Principe. Intanto pressa ora alta la squadra di Nocito, la Silana cerca di uscire. Molte volte il gioco dei biancazzurri si poggia sulle geometrie del numero 8 Fabiano, un giocatore tecnicamente molto bravo. Anticipato Fabbricatore, l'attaccante ospite, ecco proprio Fabiano, poi indietreggiano i giocatori della Silana. Pressa l'Abruzium, cercano di liberare, attenzione Rosito, ma ci sono due giocatori, poi c'è questo pallone conquistato e poi perso però da Michele Caruso. Riparte subito Basile, altra progressione sulla fascia destra, al limite dell'aria c'è Ponzio in anticipo e libera, due giocatori erano liberi comunque, sia Fabbricatore che Curia pericolosi in aria. E ora c'è il calcio d'angolo, lo batterà proprio il numero 8 Fabiano, si pareggia il conto degli angoli in questa gara, 5 minuti, un angolo per parte. Parte Fabiano col destro, c'è questa giocata di Basile, è andato vicinissimo al gol un'altra volta il capitano della Silana. Attenzione, Coscarelli, De Rosa, deve sicuramente cambiare atteggiamento l'Abruzium se vuole cercare di muovere la classifica, perché obiettivamente in questo inizio per due volte è andata vicinissimo allo svantaggio la formazione rosso-blu. Staremo a vedere ora come andrà avanti la gara, ma ci appare finora una Silana sicuramente determinata e soprattutto ordinata, ben messa in campo da mister Cimicata. Resta alta l'Abruzium, ma c'è la Silana che con Fabiano cerca di ragionare. Fallo di D'Angelo. Lancio di Fabiano per il capitano, per Basile, arriva il numero 11 D'Amore ma è anticipato, poi forse c'è il fallo su De Rose, sì. Calcio di punizione, Ponzio, lancio lungo per Fiumara dall'altra parte, la sterzata e poi c'è la rimessa, sì, calcio d'angolo, secondo corner, cambio nella decisione, prima rimessa, poi l'arbitro ha fatto segno, ho visto il rimpallo e ora salgono sia Ponzio che Coscarelli. Per questo calcio d'angolo
Pallone sul secondo palo, non ci arriva nessuno. Anche il vento ha aumentato la traiettoria di questo corner. Sicuramente non un buon approccio alla gara da parte dell'Abruzzo Cosenza. Pettinato con i piedi. Anticipa De Rose, recupera in due tempi il pallone, poi rimpallo, attenzione. Cambio di decisione un'altra volta. Prova ancora la Silana ad andare in avanti con D'Amore, ma poi riconquista il pallone Caruso, cerca lo spazio per il lancio. Michele Caruso allarga per Fiumara, fascia destra, arriva come un treno Irace, poi pallone per, attenzione, questa giocata di D'Angelo, cerca il pallone per Principato, ancora, poi arriva Pettinato e la sbroglia. Riparte ora la Silana. Fabiano, lancio col contagiri per Basile che ci arriva, pallone fuori. Si fa vedere anche la Bruzio Moria in avanti, ma la Silana sempre pericolosa anche nelle ripartenze. Fabiano. Fraseggi a centrocampo, si cerca l'imbucata giusta, cerca di liberarsi Curia, ma attenzione a questo tiro con il pallone che esce di pochissimo. Che occasione questa per la Silana. Aveva vinto un rimpallo Curia, poi c'è stato il tiro. Del numero 11 D'Amore, vicino alla marcatura. Dieci minuti e già. Due o tre occasioni pericolose da una parte e dall'altra, con la Silana comunque più incisiva. Attenzione, Caruso prende questo pallone, cerca di servire Principato. Caruso, Fiumara. Verso il centro, Principe, pallonetto per Irace, fuori gioco. Calcio di punizione per la Silana che sta molto alta. Undicesimo minuto. Finora comunque la gara che non ti aspetti, con tanti capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, è obiettivamente anche spettacolo, perché ci sono state almeno quattro chiare occasioni da gol, tre per la Silana, una per l'Abruzzo Cosenza con palloni pericolosi in aria. Attenzione De Rose, fascia sinistra. Attenzione a questo tiro con Principato proprio all'ultimo anticipato. Ponzio per Coscarelli. Resta a terra Curia, calcio di punizione per la Silana. Siamo giunti al dodicesimo minuto.
col risultato di 0-0 qui al Marca, ma tante emozioni finora. Di testa all'indietro, Irace. Minuti 0-0 il punteggio. Ora c'è un fallo su Irace, arriva l'arbitro Eboli, staremo un po' a vedere se tira fuori un cartellino. No, finora nessuna sanzione, partita comunque finora corretta. Ce la fa Irace ovviamente a riprendersi. Calcio di punizione per la squadra di mister Nogito quando siamo giunti al 14:20, 0-0 il punteggio, sempre qui alla Marca in questa sfida tra il rossoblù e l'Asilana. Ora traffico nell'area dell'Asilana, calcio di punizione, va Caruso, lo scodella al centro, fa buona guardia Rosito, allontana Cader, può partire ora il contropiede della squadra di San Giovanni in Fiore. Curia, Principato, ma ci arriva anche, attenzione, c'è il fallo di Principe sul capitano Basile. Obiettivamente giusta designazione in questo caso, anche se il tifo di casa non ci sta. Abbiamo visto, attenzione, va a Gardi a recuperare questo pallone, c'è Curia pericoloso ma stretto nella morsa dei difensori della squadra di casa. Fiumara, fascia destra, è marcato da Mancina, mette questo pallone al centro, attenzione, vicinissimo Principe a anticipare tutti, si salva la Silana. Altro angolo, il terzo per la squadra di casa. Calcio di dalla bandierina, pallone spizzicato da Coscarelli, bello il cross di Fiumara, non ci è arrivato nessuno, alla sinistra di Pettinato si perde il pallone. Diverse occasioni finora, pareggia un po' il conto ora l'Abruzium rispetto ai pericoli subiti, ma non si sblocca il risultato. Caruso, pallone buono, Rosito, si fa vedere Fabiano molto basso, cerca di far ripartire la propria squadra, va in pressing Principato, ancora Fabiano, scambia con Cader, vanno in pressing un po' tutti. E ora Caruso, Fiumara cerca il compagno libero, poi alleggerisce, Irace, rimpallato, ancora Irace, Caruso, Fabiano riparte, Coscarelli in anticipo su Curia, Caruso. Principe si gira,
attenzione, forse potrebbe esserci il primo giallo della gara, no. Calcio di punizione, battuto subito da Michele Caruso, attenzione Fiuma alla fascia destra, pallone al centro, rimpallo, poi palla per Kader, allarga per Fabiano, pronta a ripartire la Silana, lancio lungo, parte il capitano Basile, cerca di accentrarsi e poi butta via il pallone, il capitano della Silana fuori secondo gli assistenti, secondo l'arbitro, riparte l'Abruzzo, fallo di Rosito. Calcio di punizione, Michele Caruso sul pallone, lascia l'incombenza a Coscarelli. Pallone lungo per Fiumara, Irace, pallone per Principato, ci arriva quando è già uscito. La Silana ci riprova ma il pallone va subito tra le braccia di Gardi, un cross nell'aria. Se ne sono andati i primi 20 minuti di questa gara, occasioni da una parte e dall'altra, ma risultato che non si sblocca. Ventesimo, 0-0. Si gira Principe, calcio di punizione. Ora salgono anche, sale Ponzio. Si fanno sentire i tifosi di casa. Sul pallone Caruso. L'arbitro Eboli controlla la distanza della barriera, due elementi per la squadra di San Giovanni in Fiore, maglia bianca-azzurra, calcio di punizione, parte Caruso e arriva Principato ma col destro colpisce male, posizione defilata, si perde anche questa occasione. Era stato buono il taglio. Si riparte Coscarelli, anticipa Curia, si stanno vedendo diverse buone triangolazioni da una parte e dall'altra, ma spesso si ricorre comunque ai lanci lunghi e si trova comunque spazio perché le due squadre difendono, sì, ma non sempre con grandissima attenzione. Caruso anticipa Kader, va in due tempi il mediano della Silana, pallone per Fabbricatore, poi ancora Kader, non c'è spazio per uscire, difende alta l'Abruzzo, pallone che è perso proprio dal numero 4. Va Irace. Spizzicata di Principe. Non ci arriva Ponzio, ancora Irace di testa, Kader per Rosito, dall'altra parte Caruso, Principato prova a difendere questo pallone, ce ne sono tre su di lui, ci riesce e poi c'è un contrasto con Principe che cade a terra ma non è calcio di punizione, Caruso. Ponzio alleggerisce e poi si allarga per ricevere, invece Gardi prova il passaggio centrale.
Fabiano, anticipato da De Rosa. Calcio di punizione, fallo su D'Amore da parte di De Rosa. Guardali, richiamalo, guardali! Va a controllare la distanza a Eboli, 23 minuti del primo tempo, 0-0 il punteggio qui a Cosenza tra l'Abruzium e l'Asilana. Sul pallone il solito Fabiano. Pallone con poi l'intervento di Principato ed è corner. Sarà il secondo angolo che batterà la squadra di Capitan Basile. Dalla lunetta ancora Fabiano, traffico nell'area dell'Abruzzo. E arriva poi Principato di testa, cerca Fiumara ora di far salire la propria squadra. Ancora Principato, allarga De Rose. De Rose alleggerisce Caruso, Fiumara, attenzione, Fiumara che parte, arriva al limite dell'aria e va a tirare, ma Pettinato ci mette una pezza. Azione di contropiede molto pericolosa questa, vicinissima al vantaggio l'Abruzzo. Caruso, non ci arriva Principato, che occasione è questa? Molto pericoloso Fiumara. Al minuto 25. Fallo di Coscarelli in difesa su Curia. Calcio di punizione, Fabiano cerca di servire la corrente fabbricatore ma può ripartire la Abruzium con Caruso, allarga per Principe sulla fascia destra, fa buona guardia però Mancina, il pallone fuori. Siamo sullo 0-0 ma come abbiamo già ripetuto è una partita che si sta giocando a viso aperto, occasione da una parte e dall'altra, gara che per il momento non si sblocca. Fabiano, solito refrene, cerca il capitano Basile che controlla, mette a terra, c'è il pressing e il raddoppio dei giocatori dell'Abruzium con De Rose e Fiumara. Calcio di punizione, arriva come al solito Fabiano. Parte Fabiano, Principato di testa a liberare, ancora Fabiano. Pallone recuperato da D'Angelo, può ripartire la Abruzium, va a Fiumara, ha spazio sulla fascia sinistra questa volta, cerca di cambiare completamente fascia, ma c'è che ha seguito tutto D'Amore, ma che alleggerisce intelligentemente di petto e così Pettinato ha potuto prendere il pallone con le mani. Dall'altra parte fallo di Ponzio. Basile,
fuorigioco del capitano della Silana. Pallone per Coscarelli. Lancio lungo, spizzicata di testa di D'Angelo, ma non ci è arrivato il numero 9 Principe. Caruso, in due tempi, prende palla, cerca l'imbucata, no, serve Irace che è salito sulla fascia destra, pallone fuori. Guadagna metri l'Abruzium, bella la discesa di Caruso come tempismo, poi il pallone era difficile da controllare. Attenzione ancora a Irace, ci prova ma non può arrivarci. Cerca di tenere la Silana lontana dalla propria difesa l'Abruzium, ma non è riuscita finora a colpire, nonostante l'occasionissima con Fiumara al 25esimo. Pettinato con i piedi, pallone per Ponzio, si fa vedere anche Principe che cerca di recuperarlo, non ci arriva. Caruso, attenzione a questo pallone. Calcio di punizione, vediamo cosa ha deciso l'arbitro Eboli, calcio di punizione per l'Abruzium che guadagna metri, è stato un contatto per l'arbitro che era lì vicino, fallo dei giocatori in maglia bianca-azzurra. Decidono un po' sul da farsi, ci sono sia Michele che Gianni Caruso vicino al punto di battuta, si attende il fischio dell'arbitro Eboli della sezione di Paola. Gianni Caruso va a tirare, il pallone non esce di tantissimo. Alla mezz'ora esatta, 0-0 il punteggio qui al Marca tra la Silana e l'Abruzium in questa gara valevole per il campionato di promozione Girone A. Pettinato con i piedi, pallone nel cerchio di centrocampo. Buon lavoro della Silana, ma poi arriva De Rose, ruba palla, Michele Caruso cerca Principato che è anticipato proprio all'ultimo, poi c'è il fallo di Caruso con il calcio. Calcio di punizione. Per la Silana. Trentaduesimo. Sulla destra si fa vedere il capitano Basile, pallone al centro, al limite dell'area piccola. Fabiano è anticipato da Principe. Principato ancora, anticipato da D'Amore, fallo su Kader, scende la temperatura qui a Cosenza.
ammonito il numero 2. Guarda lì, richiamalo tu l'arbitro, guarda lì. Iraci. Traffico nell'area dell'Abruzzo Mora, calcio di punizione. Fabiano sul pallone, come accade praticamente sempre sui calci da fermo della squadra biancazzurra. Pallone al limite e ora c'è l'ammonizione anche per Fabbricatore, dovrebbe essere il numero 9. Pallone ora per Gardi, calcio di punizione per l'Abruzzo. 34esimo. L'arbitro! Fallo di Caruso, fallo di Fabiano su Caruso. Vuole battere subito Coscarelli, ma è a terra il suo compagno. L'arbitro fa segno. Bisogna attendere. Si rialza Michele Caruso. Coscarelli alleggerisce per Gianni Caruso. Allarga tutto per Fiumara, che è libero sulla corsia di sinistra. Cerca il dribbling, ci riesce, poi arriva, va a calciare ma rimpallato. Bello lo spunto di Fiumara. Fallo in attacco dell'Abruzzo, respira l'Asilano. A differenza dei primi minuti gioca più di rimessa la squadra di mister Cimicata. Un Abruzzo un tantino più convinta, che però finora non è riuscita a mettere a segno una marcatura. Principe anticipato, Fabbricatore allarga. Fabiano, lancio lungo per Basile controlla allungando troppo, ma poi riesce a mettere il pallone al centro. Bella la discesa di De Rosi a coprire. Terzo corner per la squadra di San Giovanni in Fiore. Va a battere Fabiano. Batte questo corner Fabiano, pallone dall'altra parte, arriva a Fiumara a cercare di controllare, ma è solo. Mirandi cerca di mettere il pallone al centro, Ponzio con le cattive. Contrasto abbastanza vibrante in aria prima tra Fabbricatore e Ponzio. Ancora Ponzio di testa a liberare. ...37 minuti in questo primo tempo, risultato sempre 0-0... Cominciata bene la gara per l'Asilana, poi nella parte centrale di questo primo tempo si è vista anche l'Abruzzo. Fiumara recupera questo pallone, poi Principe, ma il lancio è troppo lungo. Ora calcio di rimessa laterale. Thank you.
rimessa laterale. Caruso. Coscarelli. Ponzio. Irace cerca Principe, fa buona guardia Mancina. Ancora la Silana in avanti, poi c'è l'anticipo di De Rosa. Rosito, Kader, lancio lungo, non può arrivarci Basile, ma di testa libera Coscarelli per evitare problemi. Sirianni, Basile, calcio d'angolo. Quarto corner per la Silan. Sta per partire Fabiano, diversi giocatori della Silana. Libera l'Abruzium, fallo in attacco. L'arbitro Eboli era lì, fischia questo fallo in attacco quando siamo quasi al 40esimo di questo primo tempo, è 0-0 il punteggio. Vaggardi per Ponzio, pallone per Principe che cerca di liberarsi sulla fascia destra, attenzione Principe, interviene ancora Pettinato, ancora Principe, la porta è sguarnita, va a colpire il numero 11 D'Angelo di piatto di sinistro, rete! Dopo l'intervento del portiere Pettinato è arrivato il gol di D'Angelo di sinistro di piatto, frutto di un bel lavoro di squadra, un lancio lungo di Ponzio e poi è arrivato questo bel gol di D'Angelo quando siamo giunti al minuto 40, si sblocca il punteggio qui al Marca. Guarda Stuart, capita! 1-0 per l'Abruzio. Bello l'assist di Principe, prima ha provato a colpire il numero 9 dell'Abruzio, poi il passaggio verso il centro e questo gol che sblocca la gara, giunto a 5 dalla fine del primo tempo. Basile a spazio sulla fascia destra, c'è De Rosa che cerca di opporsi, poi pallone per Fabiano, siamo sulla tre quarti, Ponzio, intervento sul pallone, Kader contro Caruso, attenzione, Principe stava per arrivarci, ancora Kader, ancora Caruso a pressare, Michele Caruso pure, poi Principato che è tornato indietro. Il capitano della Silana non controlla, Principato sul pallone, l'intervento di Basile verso il centro, D'Amore libera poi la difesa dell'Abruzio, cerca di attaccare Mirandi ancora sulla corsia sinistra, c'è Principe, ancora una discesa pericolosa, Ponzio libera, poi Kader verso Fabiano che controlla, fallo di Principato che poi va a chiedere scusa a Fabiano. Calcio di punizione. Cerca ora la Silana di andare in avanti, è stata colpita. Dal gol di D'Angelo al 40esimo del primo tempo.
Fabiano, si fanno sentire i tifosi dell'Abruzio. Va il numero 8 dell'Asilana, arriva il fischio dell'arbitro Eboli, Principato a difendere sul primo palo di testa, poi D'Angelo va in pressing, alza un po' la gamba, Cadere alza questo pallone, calcio di punizione, siamo proprio al limite, no, forse c'è, sì, c'è l'ammonizione per il giocatore che è a terra, staremo un po' a vedere di chi si tratta, forse proprio De Rose, numero 3. Ammonito De Rose e calcio di punizione per l'Asilana, pericolosissimo. Siamo proprio sulla linea che delimita l'area dell'Abruzzo. Sul pallone ora Fabiano e Basile. Sarà una difesa sicuramente molto corposa quella dell'Abruzzo. Quarantaquattresimo. Trattengono il fiato i tifosi dell'Abruzzo, calcio di punizione dal limite dell'aria, quanto mai veritiera questa frase, perché siamo proprio con il pallone sulla linea dell'area dell'Abruzzo e c'è Fabiano pronto col destro, Basile pronto col sinistro, due ottimi giocatori. Si attende il fischio dell'arbitro Eboli. Difesa composta da sei giocatori. Ora l'arbitro Eboli va a controllare la distanza e porta ancora indietro la difesa dei rossoblu. Fiscale Eboli, ma avevano, stando ai passi dell'arbitro, rubato un paio di metri i giocatori dell'Abruzzo. Arriva il fischio ora, Fabiano prova a calciare il pallone, si perde alla sinistra di Gardi e calcio d'angolo adesso, quinto corner, quinto calcio d'angolo per l'Asilana, ha visto un tocco l'arbitro Eboli. L'assistente aveva fatto segno, per me è rimessa dal fondo, l'arbitro era in aria, ha visto, siamo intanto al 46esimo. Parte Fabiano, c'è il colpo di tacco di Mancina che si perde e in questo momento arriva il fischio per la fine del primo tempo qui al Marca, 1-0 per l'Abruzzo al 40esimo. D'Angelo, a risentirci per il secondo tempo.